tra la montagna e il mare di Sicilia, a contatto con un ambiente isolano, ricco ed eterogeneo. Una generosa e laboriosa presenza ha attraversato i secoli fino ad arrivare ai nostri giorni, non senza il pericolo di essere fagocitata dagli eccessi del mondo globalizzato. Nera, resistente, adatta a un clima che mette a dura prova molti insetti impollinatori, l'Apis mellifera siciliana, nome scientifico dell'ape nerasicula, è stata per anni considerata pressoché scomparsa. Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, questa sottospecie di ape è tornata al centro degli interessi di una parte del mondo scientifico e di alcuni apicoltori, soprattutto nella Sicilia occidentale. Mettiamo in questa maniera, che già è leggermente diverso ed è sufficiente. Quindi. Nel 1988 il professor Pietro Genduso, entomologo dell'Università di Palermo, identificò dal punto di vista genetico un'ape che non corrispondeva al patrimonio delle razze indotte. Si trattava di un'ape antica, di cui si persero le tracce da quando l'importazione in Sicilia di api alloctone, come l'Apis mellifera ligustica, iniziò a diventare massiccia. L'ape nerasicula fu ritrovata in un apiario abbandonato all'interno di un baglio nei pressi di Carini, nel Palermitano. A ritrovarla fu Carlo Amodeo, allora studente e allievo del professor Genduso. Il professore Genduso era da anni nella ricerca dell'ape nera sicula, che si era pressoché estinta nel giro di qualche anno, perché con l'importazione massiccia legata al finanziamento di cooperative apistiche, queste ibridarono l'intero patrimonio apistico che prima degli anni 70 era in totale conformità. Ritrovai queste famiglie perché un proprietario terriero aveva un contadino che badava alle api. Da 10 anni purtroppo era morto e queste api erano totalmente abbandonate. Trovai 3 famiglie che erano sopravvissute alla varroa, che erano totalmente docili. Rimasi innamorato da quest'ape subito, scioccato. Nel frattempo il professore, che era alla ricerca, aveva preparato un tipo di esame genetico, l'elettroforesi, in particolare l'identificazione del locus est, e queste 3 famiglie avevano un grado di conformità abbastanza alto. Le portammo sull'isola di Ustica. Siamo andati col tecnico dell'università a vedere se ci fossero delle api mellifere. Abbiamo messo il miele, abbiamo guardato i fiori, non c'erano api, e da lì inizia questa avventura. Le stazioni di fecondazione controllata sono luoghi chiave per la conservazione genetica della specie. Qui vengono portate solo regine e fuchi appartenenti alla linea siciliana. Perché gli sciami sulle isole? Perché le regine si accoppiano in volo, sono delle grandi volatrici e la selezione del fuco avviene attraverso il volo. Gli spermatozoi del fuco non sono motili come quelli della maggior parte degli altri animali, sono degli spermatozoi, quindi che non scodano, quindi non avviene una selezione, anche perché poi devono nascere tutti.
e quindi la selezione avviene attraverso il volo. È impossibile sulla terraferma essere certi che queste api si riproducano tra di loro e quindi mantengano la genetica così come è stata ritrovata. Per cui sull'isola avevamo la certezza assoluta che, essendo circondata dal mare, non avvenisse ibridazione alcuna. Con l'intento di salvaguardare la ritrovata sottospecie siciliana, nacque quindi il desiderio di unire le forze da parte di altri specialisti del settore apistico, che, come Carlo Amodeo, non hanno potuto fare a meno di innamorarsi di questo straordinario e docile insetto. Mi piace pensare che noi siamo dei custodi della genetica delle api, perché attraverso il nostro lavoro delle isole manteniamo in purezza l'ape nera siciliana, quindi in qualche modo la preserviamo. La cosa bella del nostro gruppo è che poi noi usiamo questa genetica per fare degli studi, ed è un lavoro fatto di tanti sacrifici, perché ci dobbiamo muovere per andare nelle isole e spesso abbiamo delle difficoltà per il mare, e questo lavoro però ce n'è ripagato proprio dalle api stesse, perché quando noi poi torniamo in terraferma e portiamo le regine, e da queste regine facciamo delle celle che distribuiamo a chi ce li richiede, portiamo una genetica di ape mellifera siciliana in terraferma. Penso che sia questo il senso poi del nostro lavoro. L'ape nera sicula ha dimostrato una straordinaria adattabilità. Tollera temperature elevate, produce anche in periodi freddi e consuma meno scorte invernali, mantenendo un alto livello di docilità. Inoltre, gli studi dimostrano una straordinaria resistenza ai trattamenti antiparassitari, che in altre parti del mondo stanno causando gravi problemi di sopravvivenza degli sciami. In ultimo, la resistenza dell'ape nera sicula si rivela molto forte anche alle infestazioni di parassiti come la varroa. Abbiamo visto con diversi studi che le api locali sono le migliori per ogni territorio, e in particolare per quanto riguarda Apis mellifera siciliana, una sottospecie endemica con caratteristiche originarie africane, è particolarmente adattata al clima e al territorio siciliano con i suoi cicli, e anche un'ape con delle caratteristiche di rusticità e di resistenza non solo alle alte temperature ma anche ai parassiti, e questo lo abbiamo visto in numerosi studi. Quindi capacità di sopravvivenza e di produzione superiori rispetto ad altre sottospecie o incroci di api che vengono da fuori e che sono allevati sull'isola. Io sono qua in Sicilia adesso per il progetto Pronera, per quella parte di progetto che si occupa del reinserimento di linee genetiche pure di Apis mellifera siciliana sul territorio, affinché gli apicoltori che aderiscono al progetto possano produrre miele secondo un processo innovativo particolare che garantisce delle particolari caratteristiche nutraceutiche, ma anche perché sia miele che origina da Apis mellifera siciliana. Dal 2023 al 2025 è il gruppo operativo Pronera a essersi prefissato degli obiettivi che mirano a consolidare il lavoro degli apicoltori di Apis mellifera siciliana. Stiamo abbracciando a tutto campo, dal perfezionamento genetico all'ulteriore approfondimento sugli antiossidanti, perché questo miele è stato definito da Federico II di Napoli non solo nutraceutico ma anche medicamentoso, cioè materialmente in grado di guarire, aiutare la guarigione di malattie, non solo prevenirle.
Uno degli obiettivi principali del progetto Pranera è proprio quello di censire a livello siciliano la Pranera siciliana, di recuperare la vesicula nella sua interezza per tutte le sue caratteristiche, riselezionare quelle che sono le caratteristiche più interessanti come la resistenza al caldo, e andiamo verso un clima sempre più caldo, o la resistenza a parassiti e anche a certi anticrittogamici. E questo, oltre ad aiutare, diciamo, l'apicoltura in Sicilia e quindi a rendere più facile la coltivazione in condizioni climatiche anche sempre più estreme, può essere anche uno spunto per portare al di fuori del territorio, cercare di promuovere quest'ape in territori che hanno situazioni climatiche ed ecosistemi simili a quelli nostri. E sicuramente lo sviluppo della biodiversità è un arricchimento, perché genera la capacità di sintetizzare molecole nuove che, da un punto di vista nutraceutico, possono esercitare degli effetti benefici sulla salute dell'uomo. Il miele di ape nera deriva da un'ape che ha sviluppato dei meccanismi di sopravvivenza cellulare che hanno consentito a questo animale di sviluppare la capacità di sintetizzare dei fitochimici che sono presenti nel miele, e in quantità e anche con un fingerprint, viene chiamato, fitochimico diverso rispetto a quello di altre api. E quindi ci è sembrato interessante valutare se il patrimonio antiossidante presente nel miele di ape nera potesse variare in funzione delle metodiche di conservazione e di raccolta del miele. Quello che abbiamo fatto nella prima parte del progetto è stato proprio andare a capire se, riducendo il tempo di raccolta del miele, quindi raccogliendo il miele dopo 7 giorni piuttosto che aspettare il completamento della fioritura, e conservarlo con un grado di umidità minore rispetto a quello che solitamente viene utilizzato, potesse migliorare la capacità totale antiossidante del miele e anche aumentare il contenuto di polifenoli totali. E effettivamente abbiamo dimostrato che così è, quindi stiamo creando tutta una serie di informazioni che possono essere utili per gli apicoltori per capire quali possono essere le condizioni migliori per raccoglierlo e per conservarlo, e nello stesso tempo stiamo completando il progetto andando a valutare se questa metodica di conservazione e di raccolta del miele innovativa si possa ripercuotere in un sistema cellulare sottoposto ad uno stress ossidativo in una migliore risposta, andando a valutare proprio la capacità delle cellule di rispondere meglio allo stress ossidativo e cercando di capire se i componenti molecolari del miele di ape nera possono regolare l'espressione di alcuni enzimi antiossidanti. Oggi, l'ape nera sicula è sempre più al centro dell'attenzione nel mondo degli apicoltori, ma anche in quello della ricerca. La sua sopravvivenza continua a dipendere dal lavoro congiunto di imprese, scienza e istituzioni. È un patrimonio da tutelare, non solo per l'apicoltura in sé, ma anche per la biodiversità di un intero territorio. Il mio terrore era quello che l'ape si estinguesse con me. Il coinvolgimento di altri apicoltori che hanno abbracciato il mantenimento di quest'ape con i sacrifici di andare sulle isole, eccetera, quindi per il mantenimento delle banche genetiche, ci ha consentito di mettere in sicurezza quest'ape. Io sono convinto che tutte le sottospecie selvatiche sarebbero qualcosa di imbattibile. Il problema è la selezione che è stata fatta per secoli, un secolo e mezzo, due, uno, che ha tolto, incrociando madre, figlia, figlia, nipote, padre, figlia, cioè continuamente questi incroci, ha cancellato la capacità reattiva di quest'ape. Quindi che cosa ha quest'ape di diverso? Quest'ape di diverso ha semplicemente che è pienamente se stessa. È giusto fare è cercare di reintrodurre popolazioni di api che siano geneticamente più giovani e vigorose,
per ricreare una certa biodiversità che garantisce poi una stabilizzazione delle caratteristiche. Adesso sono qua proprio per supervisionare l'attività che alcuni allevatori stanno facendo proprio per il progetto Pronera nell'inserimento di celle reali in nuclei che le regine che sfarfalleranno saranno fecondate in queste stazioni di fecondazione che garantiscono l'accoppiamento il più possibile in purezza. L'informazione interessante che secondo me può essere ricavata dai risultati di questo progetto è dare agli apicoltori delle informazioni concrete su delle metodologie di conservazione raccolta innovative, quindi cercare di informare chi si occupa della produzione del miele quali sono le condizioni migliori che possono rendere questo miele, che già di per sé ha delle proprietà benefiche sulla salute dell'uomo, ancora più evidenti. Il progetto Pronera ci ha visti coinvolti non solo come allevatori, ma anche come soci dell'associazione Apis Mellifera Siciliana, perché abbiamo avuto l'opportunità di distribuire migliaia di celle della nostra APE gratuitamente, quindi siamo arrivati anche a persone che non avevano mai pensato di utilizzare la nostra APE. Quindi l'intento che chiaramente abbiamo è di diffondere più possibile la genetica della Pronera per una serie di ragioni che il progetto Pronera ha portato alla luce. A dispetto di ogni previsione, la Pronera continua laboriosa a volare verso il futuro, come custode silenziosa di un equilibrio fragile e come testimone della forza e dell'importanza della natura. Fare in modo di preservarne l'esistenza diventa per l'uomo un modo di garantire anche una parte importante del proprio avvenire.